Grazie per averci scelto anche oggi. Pierluigi Parra e Stefano Nava, siamo pronti. Stefano, sei carico? Carico, carichissimo. Sto esplodendo, Pier. Stiamo aspettando solo il fischio d'inizio del direttore di gara. È una delle stelle in campo quest'oggi. È un giocatore noto per la sua eccezionale velocità, che gli permette di svincolarsi dalla marcatura e di destreggiarsi alla grande sia negli spazi stretti che in campo aperto. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Per questa sfida adottano una variante più offensiva del classico 4-5-1, con due centrocampisti in grado di trasformarsi in attaccanti aggiunti sul ribaltamento. A loro l'allenatore avrà chiesto di spingere per dare manforte all'unica punta schierata oggi in campo. C'è spazio per andare. Nielsen. Pepe. Arslan. Suma dunque l'azione d'attacco. Occhio, cerca l'area di rigore. Quaresma. C'è spazio per andare. Ci riprova. Risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Replay che ci permette di apprezzare il bel movimento dell'attaccante. Un gioco da ragazzi, metterla dentro da quella distanza. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Schwarz. Nielsen. Punta l'area. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Occhio al contropiede qui. Può andare. Ottima lettura, recuperano il pallone. Arslan. Ci sono metri a disposizione. Gökhan Gönül. Crossa verso il centro. Ed è gol! Rete! Tocco morbido, quel tanto che basta per battere il portiere. Beh, ha scelto la precisione rispetto alla potenza. Gol questo che li ripaga per tutti i loro sforzi. L'ha messa dentro, ha sfruttato al meglio l'ottimo cross dalla fascia. Praticamente un cioccolatino solo da scartare. Davvero bella questa rete di testa realizzata liberandosi della marcatura avversaria. Ottimo senso della posizione, Pier. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Schwarz ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Fuorigioco davvero di poco, ottima la chiamata nel guardaline. Ha interrotto una potenziale azione da gol. Gönül riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Arslan. Adriano. Guadagna metri. Anderson Talisca. Gökhan Gönül. Attenzione al movimento dei compagni. La mette in mezzo. Colpo di testa per il compagno. Fallisce il tiro. Colpa della pioggia? Sì, è probabile. Palla pesante, piede d'appoggio che scivola. Non è facile.
è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Nielsen, occhio al suo movimento, sventa qui la minaccia. Riconquista il possesso di palla. Tocco di ritorno. Pepe. Giornata di pioggia, le due squadre potrebbero risentire del campo allentato. Sì, Pierre, infatti dovranno fare molta attenzione, soprattutto nel gioco palla a terra, che sarà sicuramente influenzato dal terreno bagnato. Prova ad andare. Lo ferma, ma non controlla. Palla ancora in gioco. C'è spazio per andare. E c'è il tiro. Attenzione, ecco il gol! Il portiere c'era arrivato, ma non è riuscito a evitare il gol. Possiamo apprezzare meglio il gol, visto anche da un'altra prospettiva. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Quaresma. Medel. Cerca la sovrapposizione. Può crossare. Cerca il traversone. Ha evitato guai mettendo il pallone in out. Calcio d'angolo dunque. Palla verso il centro dell'area. Con i pugni allontana. Prova a far partire il tiro. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Punta l'area. Anderson Talisca. Occasione d'oro. Era una buona occasione. Se l'è divorata calciando malamente sul fondo. Ha scelto di piazzarla con l'interno piede da posizione invitante. Sì, però ne è uscita fuori una conclusione da dimenticare. Sono tre i minuti addizionali concessi dall'arbitro. Schwarz. Fermano la manovra avversaria. Arslan. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 2-1 al termine del primo tempo. Ha disputato una prima frazione davvero molto positiva da incorniciare fino a questo momento. Se la sua squadra è in vantaggio lo deve soprattutto a lui, ne ha... C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Ci sono metri a disposizione. Ottimo intervento. Puntuale qui il difensore nel recupero. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Fallo laterale battuto immediatamente. Provano a sorprendere la difesa. Conquistano un buon pallone a centrocampo. Buon pallone filtrante. Si avvicina all'area. Passaggio che non era certo tra i più precisi. Questo ha agevolato il suo intervento. Palla vagante. Era una grande occasione, non l'hanno sfruttata. Anderson Talisca.
interrotto l'azione avversaria recuperando palla al centrocampo. Occhio al suo movimento. Ecco il tiro. Ed è rete! Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Rivediamo ancora una volta questo gol, il terzo della sua straordinaria partita. È in grande spolvero oggi, amici. Sì, potrebbe non essere finita qui. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Anderson Talisca. Maragna metri. C'è spazio per andare. Riuscito a fermarlo. Prova a pressare. Pepe. Hutchinson. Adriano. Anderson Talisca. Occhio, cerca l'area di rigore. Gunil. Ottima lettura difensiva. Schwarz. Ha spazio per tirare. Ed è gol! Rete! È riuscito a tenere il pallone basso, l'ha spedito in fondo alla rete. Lunga da fare per il portiere. Hanno sofferto tanto in questa partita, ma hanno comunque trovato il gol. Sì, non si sono affacciati molto spesso nell'area avversaria, ma non hanno sbagliato. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Hutchinson. Cambia di fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Gökhan Gönül. Niente da fare, gran recupero difensivo. C'è il pressing. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Guadagna metri verso l'area. Occhio, attenzione al tiro. Traversa, palla ancora in gioco. Punizione da posizione decisamente favorevole questa. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina e c'è la standing ovation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili uomini partita. Tifosi ospiti che non gradiscono ovviamente le perdite. Palla che finisce l'acqua. Lì avrebbe dovuto trovare la porta. Non sembrava male la traiettoria, ma il pallone non è sceso e dunque è finito alto sulla traversa. Ci ha messo grande cuore su questa traiettoria, è andato un passo dal gol con questa punizione. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Palla nuovamente in possesso. Ancora un quarto d'ora da giocare. Ha deviato il pallone in out concedendo la touche, la rimessa laterale. Guadagna metri. Quaresma. Un altro ottimo tocco. Il pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia e allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio, vedremo come sfrutteranno questa occasione. Siamo nei minuti finali, partita ancora aperta, ogni errore può essere decisivo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Può girarla. Occhio a Negredo. Può metterla in mezzo. Anderson Talisca. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Hutchinson.
Occhio, cerca l'area di rigore. Vediamo se crossa. Brutto questo cross, palla irraggiungibile. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Prova a calciare. Buona la parata impresa da parte del portiere. Negredo. Ragna metri. C'è un buon anticipo. Non c'è più tempo. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Ha fatto la differenza in campo mettendo a segno una straordinaria tripletta. Si porta a casa il pallone della partita, Pierre. Le condizioni meteo non hanno influenzato più di tanto la partita, forse addirittura hanno fatto bene. No, in effetti il gioco non ne ha risentito.